Resa dei conti in Senato sulla legge elettorale che avanza nonostante la strenua opposizione dei dissidenti Dem. In 27 votano gli emendamenti proposti da Gotor per ripristinare le preferenze. Insieme a loro votano anche Lega, 5 Stelle, SEL e i frondisti di Forza Italia. Ma l'Aula boccia entrambi gli emendamenti. Con l'Italicum la rappresentanza non è adeguata, insiste lo stesso Gotor. Sull'Italicum non si molla di un centimetro, conferma Renzi da Davos, ma la battaglia è soltanto all'inizio. Lo scontro si sposta infatti ora sul Quirinale, sulla riforma fiscale. Da Torre mette in dubbio la stessa leadership di Renzi nel partito. Faremo il punto dopo l'elezione del capo dello Stato, se persiste in una maggioranza con Alfano e Berlusconi, dice l'ex cavaliere. Proprio oggi tra l'altro vedrà prima il leader NCD e poi i deputati forzisti. L'Europa non è solo l'euro. Renzi dal vertice, sempre di Davos, chiede alla BCE una diversa idea di Europa e la spinta ad avviare un nuovo cammino di crescita. Carpe diem è invece la ricetta del Premier per l'Italia, il cui futuro è oggi, sostiene Renzi, che punta a trasformarla da museo in paese di innovazione attraverso le riforme, in primis, dice, quella della credibilità. L'America è risorta dalla recessione, è l'ora di voltare pagina. Nel suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione, Obama punta ad una maggiore eguaglianza sociale, con sgravi fiscali per la classe media e aumento delle tasse per i più ricchi. Al Congresso, dominato dai repubblicani, il presidente chiede anche di autorizzare l'uso della forza contro l'ISIS, che assicura Obama sarà sconfitto. A Tel Aviv un palestinese di 22 anni ha pugnalato i passeggeri di un bus di linea, 12 feriti, di cui 3 in modo serio. Fermato l'attentatore, che viene elogiato da Hamas, il primo ministro israeliano Netanyahu attacca. È il risultato della velenosa campagna di incitamento del presidente Abu Mazen contro gli ebrei e il loro Stato. Buongiorno a tutti, bentrovati. Dunque oggi è davvero il giorno della resa dei conti della riforma elettorale, in questo momento è in votazione al Senato e al di là di questa votazione quello che emerge dal punto di vista politico è lo scontro molto forte non soltanto all'interno del PD ma tra le diverse forze politiche su questo argomento. Uno scontro che viene seguito dal Presidente Renzi, che non si trova in Italia in queste ore, si trova infatti a Davos al Forum Economico Mondiale ed è lì che ha affrontato i problemi non soltanto politici ma anche economici dell'Italia. Sentiamolo subito allora. Transformational leadership, una leadership orientata verso il cambiamento. È questo il titolo del forum al quale partecipa Matteo Renzi qui a Davos. Per il Presidente del Consiglio italiano è ovvio, è un invito a nozze. Per l'occasione, oltre all'inglese, rispolvere i suoi cavalli di battaglia. L'Italia non è un museo, ma un laboratorio di innovazione. L'Europa non deve essere solo un'idea economica ostaggio della burocrazia. L'Italia ha bisogno di un'incredibile stagione di riforme, non solo quella del lavoro, ma quella fiscale, della giustizia, costituzionale, elettorale, della pubblica amministrazione e via dicendo. Una ventata di cambiamento che dovrebbe riguardare, secondo Renzi, anche l'Unione. Rispondendo alle domande dell'ex ministro dell'economia tedesco Philipp Rösler, Renzi si dice soddisfatto a metà dei risultati del semestre italiano di presidenza europea. Bene essere riusciti a spostare l'accento dalla stabilità alla crescita, ma i prossimi mesi saranno cruciali per confermare questo cambiamento. A cominciare, come tutti sanno, dalla riunione di domani della BCE. Rispetto alla sua indipendenza, ma è tempo di investire su una nuova idea. Non parli solo dell'euro, ma dia il messaggio che all'Europa serve la crescita, dice Renzi. Il concetto è chiaro, anche senza sottolineare troppo che per l'Italia l'avvio dell'ormai famoso quantitative easing da parte di Draghi sarebbe un toccasana. Meglio evitare al governatore della BCE altre accuse di voler favorire i paesi del sud. Sarà già abbastanza complicata la giornata di domani per Draghi, alla ricerca di un difficilissimo equilibrio, per varare un programma che sia abbastanza consistente da soddisfare le alte aspettative dei mercati e abbastanza prudente da convincere persino gli avversari tedeschi. Nello stesso momento in cui domani a Francoforte Draghi annuncerà in conferenza stampa i risultati del Consiglio, qui a Davos starà parlando Angela Merkel. Saranno tutti attentissimi a cogliere nel discorso della cancelliera ogni eventuale sfumatura di commento.
Allora, vi dicevo che appunto Renzi sta soprattutto seguendo da Davos quello che sta accadendo in queste ore al Senato, perché proprio nella Camera che si sta consumando, nella Camera alta che si sta consumando lo scontro sulla riforma della legge elettorale. È stato presentato l'emendamento Gotor, il Gotor come sapete è il capo dei dissidenti all'interno del PD, bersaniano. L'emendamento è stato bocciato, ma è stato bocciato soprattutto grazie ai voti di Forza Italia. In 27 dei 20 firmatari del documento presentato alla minoranza del PD a Renzi appunto hanno votato sì a questo emendamento, ma ci sono anche voti favorevoli azzurri, poi anche la Lega ha votato a favore, i Popolari per l'Italia si sono allineati sulle posizioni della maggioranza, dunque il dato politico che emerge è che sicuramente una maggioranza che sta cambiando, comunque che è cambiato in merito alla legge elettorale. Questo dimostra ancora una volta la spaccatura all'interno del Partito Democratico. Sapete che ieri c'è stato un nuovo incontro tra Renzi e Berlusconi che ha di fatto rinsaldato il patto, l'ormai famoso patto del Nazareno, ma lo scontro, dicevo, all'interno del Partito Democratico è ancora molto forte perché la fronda interna, la cosiddetta minoranza del PD, non si arrende. Sentite. Noi non ci fermiamo, poi ci sono polemiche, discussioni, è normale, ma non si molla di un centimetro. Non si molla di un centimetro, lo dice Renzi appena giunto a Davos, ripetendo ancora una volta un motto a lui caro, motto che la battaglia del Senato sull'Italicum ha coi fatti dimostrato, definendo per la prima volta in modo così palese quella legge delle spaccature incrociate che il rinnovato patto del Nazareno ha portato con sé. La simmetria tra PD e Forza Italia conta infatti un nutrito gruppo di senatori dissidenti, per parte una trentina quelli Dem, una quindicina quelli azzurri, ed è una simmetria che la battaglia sulla legge elettorale ha però come cristallizzato, caricando di veleni la scena in prospettiva quirinale. Perché il Presidente del Consiglio minimizza, isolando la vicenda Italicum da un contesto più ampio. Ricordate i latini, dice carpe diem, ma la questione ora è tutta qui, è su se, come e quanto si faranno sentire le conseguenze nella battaglia che, schede alla mano, comincerà tra 8 giorni. Questione intrecciata con una domanda alla quale per ora nessuno sa rispondere, e chi potrebbe rispondere, vedi i partecipanti agli incontri nazareni, o non risponde o nega decisamente, come Guerini, che tra Italicum e Quirinale possa esservi un qualche nesso. Perché per quanto numericamente inferiore a quanto annunciato dal senatore Gotor, che aveva parlato di 29, la dissidenza in casa PD mai era rimasta fino alla fine così compatta e motivata. Se il destino che viene proposto al PD, dice per esempio da Torre, è quello di stare organicamente in una maggioranza con Alfano e Berlusconi, non è certo questo il progetto con cui Renzi è stato proposto segretario del partito. È stato proposto contro l'inciucio e contro il governo Letta. Se ora fa l'opposto, occorre un confronto democratico nel PD. Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica faremo il punto. E il punto, secondo sempre da Torre, potrebbe essere addirittura esclamativo nel caso che il governo provasse a ripresentare, sia pure in qualche modo riformulato, quell'articolo 19 bis sul tetto del 3% all'evasione fiscale, prima approvato alla vigilia di Natale e poi congelato dopo le rumorose polemiche sollevate da quanti lo avevano considerato un salva Silvio. Arriviamo a un punto drammatico davvero nella vita del PD, della legislatura. Mi auguro che non si arrivi, ma dopo ieri, diciamo, purtroppo i sospetti... E proprio in contemporanea da Davos, Renzi in qualche modo lo annuncia di prossima definizione. La riforma del fisco, dice, avrà il 20 febbraio un passaggio chiave nel governo. Con Berlusconi che, da parte sua, prova a ricucire le ferite recenti di Forza Italia, oggi incontro con i deputati nel primo pomeriggio e contemporaneamente insieme ad Alfano, oggi nuovo incontro, quelle più vecchie ma mai completamente rimarginate con il nuovo centrodestra. Allora torniamo a vedere subito cosa sta accadendo in Senato, dove, dicevo, si sta consumando il voto sulla legge elettorale. Vi spiegavo prima che l'Aula ha bocciato entrambi gli emendamenti sui capilista bloccati, quelli appunto presentati dal senatore dissidente del PD Miguel Gotor. Le modifiche prevedevano tra l'altro un 30% di candidati nominati e un 70% invece eletti, come chiede la minoranza con grande forza con le preferenze. In 27
dei 20 firmatari hanno votato il documento presentato, sono stati 10 però i voti invece favorevoli azzurri, secondo quanto ha previsto il Presidente della Commissione Giustizia Nitto Palma, 8, vi dicevo anche la Lega ha votato a favore, mentre i Popolari per l'Italia si sono allineati sulle posizioni della maggioranza, dunque questo voto sull'emendamento Gotor ha di fatto non soltanto riacceso, riaperto la ferita, la spaccatura all'interno del PD, ma anche riaperto la spaccatura all'interno di Forza Italia tra i cosiddetti frondisti che invece si dicono essere allineati, la parte invece fedele a Berlusconi che ha di fatto è andata in soccorso del governo, quindi una maggioranza che in questo, su questo emendamento è diciamo così fluida. Il prossimo punto importante sarà l'altro emendamento, che è l'emendamento Esposito, passato il quale ci sarà sostanzialmente il via libera all'Italicum, dunque a questa complicata e molto discussa legge elettorale presentata dal governo. Governo che però naturalmente in questi giorni ha continuato a lavorare anche su altri fronti, è stata di fatto ieri varata la riforma degli istituti popolari e questa mattina c'era grande attesa per capire come avrebbe reagito la Borsa di Milano. Ha reagito molto bene. Ai mercati la riforma delle banche popolari varata ieri con decreto legge dal governo piace e a quanto si vede anche stamani a Piazza Affari piace molto. Tutti i titoli degli istituti di credito toccati dal cambiamento infatti stanno andando letteralmente a ruba e sono in netta risalita. Tra gli investitori sono in molti a scommettere che da questa tanto attesa ristrutturazione nasceranno nuove aggregazioni e dunque c'è da aspettarsi un nuovo risico nel sistema bancario italiano. Con il decreto legge in pratica le 10 banche popolari con un attivo superiore a 8 miliardi di euro dovranno abbandonare il voto capitario, cioè una testa, un voto, e diventare società per azioni, dove a contare invece è il numero delle azioni possedute. Un cambiamento questo definito epocale e da tempo proposto anche dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Una riforma che per il Premier Renzi e il Ministro dell'Economia, Padoan, rafforzerà il sistema creditizio e lo aprirà ai mercati e all'innovazione. Con l'eliminazione del voto capitario, Palazzo Chigi ha voluto rimuovere così un ostacolo che finora ha bloccato ogni cambiamento dei vertici aziendali e ha messo le popolari, diventate nel tempo luoghi di potentato politico locale, al riparo da scalate da parte di altre banche. Ma a dettare questa riforma è anche l'Unione Bancaria Europea, che implica la necessità di dare regole comuni a tutti i grandi istituti di credito italiani. Entro un anno e mezzo di tempo, dunque, da UBI Banca al Banco Popolare, dalla Popolare di Milano a quella dell'Emilia Romagna, da Credito Valtellinese alla Popolare di Sondrio fino a quella di Vicenza e di Bari, dovranno cambiare pelle e darsi una nuova governance. Ma le resistenze a questa riforma sono già venute a galla sia dentro che fuori il governo, a partire dai ministri del nuovo centrodestra, Lupi e Alfano, che secondo indiscrezioni si sono opposti duramente al provvedimento ieri, già durante il Consiglio dei Ministri. Fuori l'opposizione dei 5 Stelle si preannuncia durissima, per loro il governo sta svendendo le casseforti del risparmio italiano per gettarle in pasto ai grandi gruppi internazionali. In Parlamento dunque sarà battaglia. E di economia naturalmente ha parlato anche questa notte il presidente americano Obama nel suo 6° discorso sullo Stato dell'Unione. Tra l'altro ha infranto anche un nuovo tabù perché per la prima volta ha parlato di bisessuale e di transgender nel suo discorso. Poi ha affrontato il tema del terrorismo, ma diciamo che il cuore di questo 6° discorso resta appunto l'economia, perché Obama ha sottolineato che in realtà l'America è finalmente fuori dalla recessione. The shadow of crisis has passed. L'ombra della crisi è passata, abbiamo battuto la recessione. Grazie a questa nuova forza economica siamo liberi di definire il nostro futuro. Davanti all'America, davanti alla storia, davanti ad un congresso ormai in mano ai repubblicani, Barack Obama rivendica il suo successo. Si sente talmente forte, pur nella sua situazione di presidente con un piede fuori dalla porta della Casa Bianca, che si permette perfino di definire la prossima campagna elettorale, lanciando lo slogan democratico per la riconquista di Washington: eguaglianza. Will we accept an economy where only a few of us do spectacularly well? Vogliamo forse un'economia che permetta soltanto a pochi di arricchirsi in modo spettacolare? O vogliamo impegnarci a realizzare un modello economico che porti ad aumenti generalizzati di reddito e di opportunità a chiunque faccia uno sforzo?
È la domanda retorica che risuona forte nel cuore di un'America nella quale mai come in questi anni si è allargata la forbice tra i sempre meno super ricchi ed un esercito di persone scivolate fuori dal sogno americano, dai pascoli della classe media al di sotto della soglia di povertà. Per ottenere questo riequilibrio Obama indica la strada da seguire: un piccolo aumento delle tasse sulle grandi ricchezze, in particolare sulle rendite finanziarie. Nella prossima legge di bilancio, prevista già per la settimana entrante, ci sarà un aumento dal 23 al 28% dei capital gain per le famiglie che guadagnano più di mezzo milione di dollari all'anno e la tassazione dei trust fund, quei meccanismi legali sorta di scatole dove rinchiudere beni e averi da sempre usati per evitare le imposte sulla successione dei grandi patrimoni. Una raccolta di 320 miliardi che verranno impiegati per tagliare le aliquote alla stragrande maggioranza dei cittadini americani, in bonus alle famiglie con più figli e per l'università pubblica gratuita. È la rivoluzione che il presidente aveva promesso quando venne eletto, una rivoluzione che, come la riforma della sanità o le nuove più severe regole per Wall Street e le banche d'affari, rischia di venire annacquata e persino soffocata dalla forza del Congresso repubblicano. Poco importa, l'obiettivo è proprio quello, mostrare alla classe media in campagna elettorale da che parte stanno i due schieramenti. La strategia funziona, lo si vede dall'indice di gradimento del lavoro del presidente, tornato al 50% dopo anni al di sotto. Una nuova primavera, tanto che Obama può persino permettersi di invadere il terreno dove i repubblicani sono più forti, la sicurezza nazionale. Sconfiggeremo l'ISIS, dice tra gli applausi, e spinge deputati e senatori a non perdere tempo. Oggi chiedo al Congresso di dimostrare al mondo che siamo uniti e di approvare una risoluzione che autorizzi l'uso della forza contro il califfato. E dall'aula del Congresso americano torniamo brevemente all'aula del Senato italiano, perché proprio in questo momento l'aula ha dato il via libera all'emendamento Esposito, quello di cui vi parlavo prima, il cosiddetto super canguro, perché di fatto ha tagliato, taglia tutte le altre proposte di modifica contrarie. Il provvedimento è stato approvato con 175 sì, 110 no e 2 astenuti, dunque oramai la strada è spianata per l'approvazione della legge elettorale dell'Italicum. Allora, dicevamo, sentivamo il presidente americano parlare della lotta al terrorismo, una lotta che sicuramente tutti gli stati occidentali e non solo stanno combattendo in queste ore, ma in questo clima c'è da registrare anche un nuovo attacco, un attacco questa volta però da parte di un palestinese a Tel Aviv durante il trasporto di un autobus. 9 pendolari israeliani sono stati accoltellati, 3 di loro tra l'altro sono in gravissime condizioni. Il palestinese poi ha tentato la fuga e è stato poi catturato dalla polizia. Sentiamo. È accaduto poco dopo le 7 del mattino. Sul 40 il bus di linea che attraversa le zone più congestionate di Tel Aviv. All'improvviso all'incrocio Ma'ariv, nel sud della città. È qui che il giovane palestinese, originario di Tulkarem ed entrato illegalmente dalla Cisgiordania, decide di passare all'atto. Si avventa sull'autista, cerca di immobilizzarlo, lo ferisce. Poi rivolge odio e violenza contro i passeggeri, gente qualunque che andava a lavorare. Li accoltella uno dopo l'altro. In 12 rimangono a terra, chi sanguinante, chi sotto shock. Almeno 3 di loro versano adesso in gravi condizioni all'ospedale, lo stesso dove veniva medicato anche l'attentatore che, grazie alla prontezza dell'autista e all'uso di uno spray urticante, è stato fermato ed arrestato nelle strade adiacenti da 4 guardie carcerarie che passavano lì per caso. Una di loro ha sparato ferendolo ad una gamba, racconta Mickey Rosenfeld, portavoce della polizia. Inaudita violenza che Hamas definisce poco dopo un atto eroico, la reazione naturale al terrorismo israeliano contro il popolo palestinese, mentre il premier israeliano parla di diretta conseguenza della velenosa istigazione dell'autorità nazionale palestinese contro gli ebrei e il loro Stato. Lo stesso terrorismo, dice Benjamin Netanyahu, che cerca di colpirci a Parigi, Bruxelles e ovunque. Lo stesso gruppo insiste, alleato con Abu Mazen, nel denunciarci davanti alla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Ma quella di oggi è una giornata ad alta tensione in tutta Israele, nel nord in particolare, dove dalle prime ore del mattino è scattata l'allerta per le minacce di ritorsione da parte di Hezbollah, che denuncia l'attacco aereo dello Stato ebraico in cui sono morti alti funzionari iraniani e leader del gruppo libanese. E una dura reazione è stata annunciata anche da Teheran. Per questo le autorità israeliane, che hanno chiuso tratti di strada al confine con il Libano, si sono riunite questa mattina in una sessione speciale del gabinetto di sicurezza. Ancora dall'estero, è molto difficile la situazione nello Yemen dopo che i ribelli sciiti hanno ieri preso il controllo del palazzo presidenziale nella capitale
Sana, questa mattina è stato chiuso anche l'aeroporto di Aden, che è il secondo maggiore scalo del paese. Il leader degli sciiti, Aluti, in un discorso che è stato trasmesso dalla televisione pubblica, si è rivolto direttamente al presidente yemenita, lo ha invitato ad applicare l'accordo di pace che, vi ricordo, era stato firmato lo scorso settembre appunto tra sunniti e sciiti. Intanto il Consiglio di sicurezza è intervenuto, ha difeso la legittimità del presidente in carica e ha espresso però anche profonda preoccupazione per questa crisi, ha sottolineato appunto l'importanza di ribadire e di mettere in pratica l'accordo di pace appunto di settembre. E torniamo alle vicende italiane. C'è grande sconcerto in queste ore alla Procura di Milano, perché secondo il PG della Cassazione ci sarebbe stato tra il PM appunto di Milano, Robledo, e l'avvocato della Lega Nord, Aiello, una sorta di scambio di favori, tanto che il PG ha un mese sostanzialmente dalla pensione ha deciso di portare avanti un provvedimento disciplinare nei confronti di Robledo. Un'azione disciplinare, trasferimento d'urgenza e revoca del lavoro da PM è quello che il procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani ha chiesto al CSM per il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo. Un altro capitolo, forse l'ultimo, il più pesante dello scontro interno alla procura milanese tra l'aggiunto ex capo del pool anticorruzione e il suo responsabile Edmondo Bruti Liberati. Secondo l'accusa, Robledo avrebbe passato all'avvocato della Lega Nord Domenico Aiello notizie riservate sull'inchiesta sui consiglieri regionali della Lega. Tutto nasce da un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria sulla criminalità organizzata. Tra i telefoni messi sotto controllo c'era anche quello dell'avvocato del Carroccio e nelle intercettazioni ci sono conversazioni tra l'avvocato e i vertici leghisti sulle notizie in arrivo dall'inchiesta e SMS confidenziali con il magistrato. Atti trasmessi per competenza alla Procura di Brescia, che indaga il magistrato milanese per rivelazione di segreto d'ufficio, per poi archiviare tutto il 18 dicembre scorso perché le intercettazioni per questo tipo di reato sono inutilizzabili. Non è così per il PG della Cassazione, che descrive come uno scambio di favori il rapporto tra Alfredo Robledo e l'avvocato Aiello. Dall'avvocato, infatti, Robledo avrebbe ottenuto informazioni riservate nell'ambito della vicenda di Gabriele Albertini, l'allora europarlamentare preoccupato da un'inchiesta a suo carico per calunnia nata da un esposto al ministro della giustizia in cui aveva accusato Robledo di omissione e altri comportamenti scorretti, puntava ad ottenere l'immunità da Bruxelles. In quel periodo Albertini era inviso anche alla Lega perché contendeva a Maroni la presidenza della regione Lombardia. La sentenza sulla sorte di Robledo è attesa per il 5 febbraio. E torniamo alla lotta al terrorismo a livello globale ma anche italiano. Innanzitutto in Francia ci sono due notizie importanti. Una è che quattro di quelle 12 che erano state fermate, forse lo ricorderete, nella banlieue parigina i giorni successivi all'attacco di Parigi, quattro di queste sono state incriminate perché si è scoperto che avevano offerto non soltanto un supporto logistico a Mehdi Coulibaly, cioè il killer del supermercato, dell'ipermercato Kosher, ma gli avevano fornito anche delle armi. E non solo, proprio questa mattina il premier francese Valls ha tenuto una conferenza stampa sull'emergenza del terrorismo in cui ha dato dei dati davvero molto allarmanti, perché ha detto che i potenziali jihadisti da sorvegliare in Francia, dunque possibili attentatori, non sono decine, non sono centinaia, ma sarebbero migliaia di persone. E tanto che Valls ha annunciato anche uno stanziamento di 425 milioni di euro supplementari sul prossimo triennio proprio per la lotta contro il terrorismo. Anche il governo italiano in queste stesse ore, come sapete, sta varando delle norme specifiche per combattere il terrorismo che dovrebbero essere approvate domani nel Consiglio dei Ministri. A partire da oggi i controlli ai valichi di frontiera italiani saranno più rigorosi. Lo stabilisce una circolare della polizia in cui si chiede agli agenti preposti di ricorrere sistematicamente alle banche dati, come quella del sistema Schengen e quella del sistema informazione visti. È una misura con effetto immediato che anticipa di 24 ore le nuove norme del pacchetto antiterrorismo in approvazione con un decreto domani nel Consiglio dei Ministri. Nel mirino delle nuove misure antiterrorismo
terrorismo, soprattutto lupi solitari, web estremisti e foreign fighters. Per questi ultimi la normativa prevede una pena detentiva fino a 10 anni per il combattente che volontariamente espatria dall'Italia per andare a combattere nei teatri di guerra. Pesanti sanzioni anche per chi organizza i viaggi finalizzati al compimento di condotte e autoaddestramenti per attività terroristiche. Il pacchetto contempla misure di prevenzione già contenute nel codice antimafia per i terroristi sospetti, ovvero la sorveglianza speciale, l'obbligo di soggiorno, il ritiro del passaporto, previsto l'arresto per chi detiene o commercializza senza autorizzazione sostanze che potrebbero essere usate per ordigni esplosivi. Il nuovo pacchetto di misure affida maggiori poteri all'autorità giudiziaria per oscurare i siti che fanno propaganda islamista. Verrà stilata una blacklist di tutti i siti filo-jihadisti con la rimozione dei contenuti. Proprio attraverso il web, Semih Dündar, lo studente turco espulso dalla normale di Pisa, avrebbe inviato minacce ai governi occidentali, ma oggi lo studente si difende. Da quando sono arrivato in Italia sapevo di essere sempre seguito. In un messaggio che ho scritto alla CIA chiedevo: forse credete che mi voglia far esplodere davanti all'ambasciata americana? Hanno usato Google per fare le traduzioni e da qui è nato quello che è solo un grosso equivoco. Allora, la Procura di Roma, c'è una notizia che riguarda Diego Armando Maradona, ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di diffamazione nei confronti appunto dell'ex presidente di Equitalia, Attilio Befera. L'ex campione argentino, infatti, in alcune interviste rilasciate nel 2012, aveva detto di essere vittima di una persecuzione strumentale da parte di Equitalia, basata su documenti falsi e procedure irregolari. Adesso vediamo invece al calcio quello giocato nei campi, si va completando il quadro degli ottavi di Coppa Italia tra la crisi del Milan e naturalmente come sempre le trattative di mercato. Dal campionato alla Coppa Italia, nel mirino ci sono sempre loro. Gli arbitri continuano a commettere errori. Ieri sera all'Olimpico la Roma ha eliminato l'Empoli nel secondo tempo supplementare grazie a un rigore che non c'era, scatenando le inevitabili polemiche e il solito gioco delle parti. Speriamo vada meglio tra oggi e domani, quando si completerà il quadro degli ottavi di finale con gli incontri Fiorentina-Atalanta, Inter-Sampdoria e Napoli-Udinese. Intanto a far discutere è ancora la situazione del Milan. La società rossonera sembra dilaniata da lotte intestine, con Berlusconi che starebbe addirittura pensando di vendere il club. Nel frattempo il presidente ha negato l'uso dell'aggettivo inaccettabile attribuitogli dopo la sconfitta con l'Atalanta. Una smentita necessaria nel clima di guerra fredda tra la figlia Barbara e l'altro Addi Galliani, principale sponsor di Inzaghi, che in caso di ulteriori passi falsi difficilmente riuscirebbe ad evitare l'esonero. Usi e costumi del nostro calcio che rischia di veder partire molte sue stelle, sensibili al fascino e ai soldi della Premier League. A Torino lo juventino Pogba ha i mesi contati. La prossima estate le due squadre di Manchester si daranno battaglia per coprire d'oro sia il club bianconero che il giocatore transalpino. Il Liverpool e il Chelsea vogliono invece strappare i cardi all'Inter. L'attaccante argentino, valutato 40 milioni, piace anche all'Atletico Madrid, che con i nerazzurri del desaparecido Osvaldo sta trattando il prestito oneroso del centrocampista Mario Suarez. Intanto lo stesso Chelsea è tornato all'assalto per Cuadrado. Il colombiano della Fiorentina ha una clausola rescissoria di 35 milioni. La cifra non spaventa i Blues, che per fare cassa velocizzerebbero la cessione alla Roma dell'esterno egiziano Salah. Ci vediamo per la reclama per qualche minuto e poi torniamo in diretta che ci sono delle novità. Eccoci nuovi in diretta. Volevo dirvi che nonostante le smentite dei giorni scorsi erano tornate a circolare, come vi raccontavamo anche nel nostro servizio, ipotesi di vendita del Milan. Bene, c'è stata una dichiarazione poco fa del presidente Silvio Berlusconi che ha detto, appunto, ha ribadito ancora una volta che si tratta di ipotesi prive di qualsiasi fondamento, dunque non c'è nessuna intenzione di vendere la squadra del Milan. Questo era davvero l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il telegiornale. Vi lascio a Caterina Bizzarri, il nostro TG Cronaca, e noi ci vediamo domani alle 13:30. Buona giornata.